È cresciuta la consapevolezza che è necessaria una piena cooperazione internazionale che costruisca la creazione di sistemi alimentari sostenibili, con il contributo di attori pubblici e privati, di individui singoli come di collettività. Il premio Nobel per la pace, attribuito al Programma Alimentare Mondiale, è chiara e apprezzata indicazione in questo senso. Tutti siamo chiamati a perseguire, insieme, con coerenza e con determinazione, atteggiamenti che concorrono all'attuazione dell'Agenda 2030. Saluto in particolare l'impegno della FAO e il suo direttore generale, Chu Dong-yu, che insieme all'Italia e a numerosi altri paesi hanno voluto dar vita a una coalizione per il cibo, con l'obiettivo anche di contenere gli effetti del Covid-19 sui sistemi alimentari. Una alimentazione adeguata ed equilibrata deve essere alla portata di ciascuno e il cibo, insieme al suo antico e inscindibile legame con le culture, la tradizione e la terra, deve essere considerato materia nobile da salvaguardare, combattendo l'odiosa abitudine dello spreco che purtroppo ancora contraddistingue sovente le regioni più ricche del pianeta. L'auspicio è che la comunità internazionale ritrovi il senso profondo dei beni preziosi che la terra ci offre e la responsabilità di condividerli e di custodirli per le future generazioni.